E dopo la mangiata, un bel giro in bicicletta a Pesaro finché dura la batteria. Qui siamo a Largo Berlino, la spiaggia di Baia Flaminia. La spiaggia di Baia Flaminia è con il porto. Ed andando lungo il porto, accanto a te, che non c'è nessuno infatti con me. E sopra il ponte Brigata Ebraica, alle mie spalle il ponte antico, il fiume Foglia e il porto. E quindi di là si entra a Pesaro. Eccolo là, entriamo dentro il centro storico. Via Cavour, ta-ta-ta-ta. Ex pescheria, eccola qua. Alle mie spalle il monumento a Mazzini. Dove? Ma in via Mazzini, naturalmente. Corso 11 settembre. Il portico in viale 11 settembre, molto bello. Mi ricorda quelli che ci sono a Bologna. Oh. Via Domenico Mazza. Corso 11 settembre. Piazza Primo Maggio. Ta-ta-ta-ta-ta-da. Via Rossini, e naturalmente dove c'è via Rossini c'è anche la casa natale di Rossini, perché pochi lo sanno, cioè no, proprio tutti gli appassionati lo sanno, che Rossini è nato qua a Pesaro, ed è nato proprio in questa casa qui. Piazza del Popolo numero 1, Piazza del Popolo numero 2, Piazza del Popolo numero 3, Piazza del Popolo numero 4, e beh. Proseguiamo. Via Branca, con il mercato delle erbe alle mie spalle, adesso. Piazza Lazzarini con il teatro Rossini e con una bella fontana. Il piazzale della stazione, piazzale Carlo Cinelli. Queste cose le faccio oggi che c'è domenica, che è domenica, che non c'è nessuno, che sono tutti in spiaggia a prendere il sole. In un giorno feriale col capro che posso fare una giravolta in mezzo alla piazza. Come minimo vengo investito da quattro camion, minimo. Carina questa casa qui, murialista. Incrocio con via del teatro, qui cado, via Fazzi e via dell'Arco. Infatti c'è un arco. La piazzetta Esedra Ciacchi, chissà chi era. E ricordate che il passaggio però tra gli amici, i pochi non amici ed anche i falsi, ha detto il conte Andrea Ciacchi nel 75, 785. Io non lo conoscevo, ma ci sono passato lo stesso. In questo momento c'è il cielo sopra di me. In questo momento c'è la casa. Qui siamo in via Ercole Luigi Morselli. Ecco qui, vediamo la parte antica e la parte moderna. Ed ecco piazza Giacomo Matteotti, bella fontana. Ta-da! La Rocca Costanza 1, la Rocca Costanza 2. La Rocca Costanza 3, sì, insomma questa, e infine la Rocca Costanza, piccato, la Rocca Costanza 4, piazzale della Libertà con il monumento all'Equatore. Da quella parte abbiamo Ancona e Fano e la Riviera. Infine abbiamo la zona del porto dove ero stamattina, cioè dove alcune ore fa che sono tornato. E alla fine rieccomi qua. E questa qui è stata una piccola pedalata in tondo, una girata in tondo a Pesaro. E adesso per tornare a casa, rifacendo la strada stamattina, dovrei andare di là. Prima però cambio la batteria e il chip a questa videocamera, se no se non ci arriva. Ciao!